nonché entrambe del reato sub C della rubrica, miseri Sabrina anche del reato di cui al capo F, e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento, per quanto di ragione, delle silenzio in aula, per favore, per tutti e due, per quanto di ragione delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare subita. Letti gli articoli 28 e seguenti, codice penale, dichiara Serrano Cosima e Misteri Sabrina interdetti in perpetuo dai pubblici uffici legalmente durante la pena, nonché la Serrano decaduta dalla potestà genitoriale. Letto l'articolo 36, codice penale, ordina a spese di Serrano Cosima e Misteri Sabrina la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto mediante affissione nei comuni di Taranto e di Avetrana e sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15. Letto l'articolo 72,2 codice penale, applica alle citate Serrano Cosima e Misteri Sabrina l'isolamento diurno per la durata di mesi 6. Letto l'articolo 230 codice penale, ordina che le predette Serrano Cosima e Misteri Sabrina siano sottoposte dopo la esecuzione della pena alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Dichiara Misteri Michele Antonio, Misteri Carmine e Cosma Cosimo colpevoli del reato loro ascritto al capo C della rubrica e condanna Misteri Michele Antonio alla pena di anni 8 di reclusione, Misteri Carmine e Cosma Cosimo alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento, ognuno per quanto di ragione, delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Letti gli articoli 28 e seguenti, codice penale, dichiara Misteri Michele Antonio interdetto in perpetuo dei pubblici uffici e legalmente durante la pena, Misteri Carmine e Cosma Cosimo interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Dichiara Russo Vito Junior colpevole del reato ascritto gli al capo I della rubrica e riconosciute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Dispone che l'esecuzione della pena rimanga condizionalmente sospesa per il termine di legge. Letti gli articoli 31 e 37 codice penale, dispone la interdizione di Russo Vito Junior dalla professione di avvocato per la durata della pena principale, pena accessoria sospesa nei termini alle condizioni di legge. Dichiara Colazzo Antonio, Prudenzano Cosima e Nigro Giuseppe colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi M, O e P della rubrica e riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, condanna Colazzo Antonio e Prudenzano Cosima alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno e Nigro Giuseppe alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali per quanto di spettanza. Dispone per i predetti imputati che l'esecuzione della pena rimanga condizionalmente sospesa per il termine di legge. Letti gli articoli 538 e seguenti, codice di procedura penale, condanna Serrano Cosima, Misteri Sabrina, Misteri Michele Antonio, Misteri Carmine e Cosma Cosimo a risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Serrano Spagnolo Concetta, Scarsi Giacomo, Scarsi Claudio e Comune di Avetrana in persona del sindaco pro tempore da liquidarsi in separato giudizio oltre che al pagamento solidale di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 50.000 per Serrano Spagnolo Concetta, di euro 50.000 per Scarsi Giacomo e di euro 30.000 per Scarsi Claudio, nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle medesime parti civili che liquida in euro 14.985 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Scarsi Giacomo, in euro 14.985 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Scarsi Claudio, in euro 7.492,50 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Serrano Spagnolo Concetta, da porsi quest'ultima somma a carico dello Stato a norma dell'articolo 110,3 di PR 115/2002. Condanna altresì Misteri Sabrina a risarcimento del danno in favore della parte civile Pantir Maria e Caterina da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 3.000, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte che liquida in euro 4.995, oltre oneri di legge se dovuti, da porsi a carico dello Stato a norma dell'articolo 110,3 di PR 115 del 2002.
Leggo l'articolo 531, CPP, dichiarano doversi procedere nei confronti di Messere Michele Antonio in ordine al reato di cui all'articolo 635 codice penale, così come modificata dal PM l'originaria imputazione di cui al capo D della rubrica per difetto di querela. Letto l'articolo 530 CPP, assolve Serrano Messere Michele Antonio, il capo E della rubrica, nonché Russo Vito Junior, che ha scritto gli al capo H, che su richiesta